Blogosfere con Davide Brivio, team manager di Valentino Rossi. Allora, festeggiamo una grande vittoria di Valentino. Sì, una grande vittoria, vittoria anche molto importante perché ci porta a 50 punti di vantaggio in classifica, quindi a 6 gare dalla fine è un vantaggio importante. Non vuole ancora dire che i giochi siano fatti assolutamente, però ci permette di affrontare con un pochino più di tranquillità le prossime gare, che comunque puntiamo sempre a vincere. Ecco, parliamo un po' di quello che gira attorno a un Gran Premio. Siamo stati qui sabato, oggi, abbiamo visto tutto quello che succede nei paddock, nei box, ma oltre alla 3 giorni, dalle prove libere fino al Gran Premio, che cosa c'è, che cosa gira attorno a questo circo che viene costruito e poi va via e vola verso un'altra città? Beh, innanzitutto la cosa che mi piace dire e che sono contento sia vera è quella che noi ci divertiamo tanto. E quindi anche ieri sera ci siamo presi a secchi d'acqua qui nell'Hospitality perché era Ferragosto. E quindi questo è la cosa più importante, ed è la cosa più importante anche per Valentino, cioè vincere divertendosi, e noi siamo contenti di fargli da spalla su tutto questo. E per arrivare qui, però, per anche divertirsi ed essere rilassati così, c'è un grande lavoro di preparazione dietro, che è un po' diviso, direi, in due grandi capitoli. Noi chiamiamo software e hardware. Il software è la preparazione della logistica, le attrezzature, l'assunzione di personale, le risorse umane, e quindi un po' tutto quello che non è tecnico. L'hardware è la moto, il pezzo di ferro in sostanza, la moto con tutti i suoi ricambi, e quindi motori, telai, ruote, gomme, eccetera. La parte hardware viene preparata ed è responsabilità della Yamaha in Giappone. Abbiamo uno staff di circa 90 persone, fra ingegneri, meccanici, dirigenti, che si occupano solo di MotoGP per tutto l'anno. E poi abbiamo una sede logistica che è a Gerno di Lesmo, in Italia, vicino Monza, vicino Milano, che è la Yamaha Moto Racing, e questa sede logistica si occupa di questa parte software. Quindi dobbiamo preparare tutti i camion che poi ci serviranno per recarci alle gare, dobbiamo preparare le strutture, non so, le casse per spedire tutto il materiale via aerea quando abbiamo le gare oltreoceano, in Australia, in Malesia, Stati Uniti, dobbiamo programmare il calendario, organizzare i viaggi di tutto il personale. Abbiamo un team molto, diciamo, mondiale in tema di nazionalità. Abbiamo degli australiani che abitano in città diverse, quindi Sydney, Adelaide, Brisbane. Abbiamo un belga, abbiamo degli spagnoli, abbiamo degli italiani che partono da Bologna o da Milano, e quindi per tutti loro dobbiamo organizzare la logistica nel senso di trasferimenti, i biglietti aerei, quindi fare in modo che tutti all'ora giusta e al giorno giusto ci ritroviamo in circuito per poi allestire il tutto e gestire il weekend di gara. Quindi c'è un grande lavoro di preparazione, ci sono persone che lavorano solo in ufficio e persone che invece si occupano di tutto quello che succede in pista. Ecco, quindi diciamo un dietro le quinte mastodontico rispetto a quello che poi noi possiamo vedere alla televisione. Mi hai parlato di hardware e software, allora passiamo un po' a internet. Il tuo rapporto con il web com'è? Beh, non ne posso fare a meno, nel senso che se non c'è una connessione la si cerca disperatamente. Uso molto internet, uso le connessioni per ricevere e mandare email, ovviamente, che sono magari il grosso del lavoro, anche magari quello un po' più noioso. Poi uso molto internet soprattutto per tenermi aggiornato le notizie, e viaggiando molto è anche molto importante perché si riesce quantomeno ad avere una percezione a grandi linee di quello che succede, almeno in Italia o comunque nel mondo. Quindi di sicuro la usiamo per informarci sulle notizie, ma la utilizziamo molto anche nel nostro lavoro. Per esempio, non so, mi vengono in mente la possibilità di andare a ricercare le mappe. Adesso non voglio fare pubblicità, però non so, usiamo Google Map, per esempio, per disegnare dei percorsi e degli itinerari, la mappa per arrivare in hotel, facciamo tutto così. Oppure, vabbè, è diventato molto utile. Paradossalmente mi rendo conto che non ti spaventa più nulla, nel senso, quando stai cercando un'informazione o di qualche argomento, non conosci un argomento o ti serve un'informazione, basta digitare il motore di ricerca ed è tutto diventato molto semplice, forse troppo, voglio dire, se volessi saperne di più, non so, di una videocamera,
se ho la voglia di perdere mezz'ora, probabilmente dopo mezz'ora ne saprò molto di più, quanto costa, qual è il modello migliore, eccetera. Quindi è uno strumento a cui io non so rinunciare, lo uso per lavoro, ma ci perdo anche un sacco di tempo a far nulla, e quindi mi piace molto però questa cosa. Senti, l'ultimissima cosa, una curiosità di alcuni nostri utenti, ieri Vale è caduto dopo aver conquistato comunque la pole. Il primo pensiero chiaramente di tutti è speriamo non si sia fatto male, ma il secondo pensiero di Davide dopo questo qual è quando cade Vale? Quello che non si faccia male è il primo pensiero sicuramente, anche perché questo potrebbe compromettere poi tutto il resto. E, ieri nel caso specifico il pensiero era speriamo che poi nessuno ci batta, che rimaniamo in pole position, visto che eravamo prima in quel momento e mancavano solo 2 minuti. E, quando capita in gara magari cominci a pensare ai punti che stai perdendo, cominci a pensare a dove si trovano gli avversari più diretti, se uno è in testa o no, così insomma. Ci sono vari pensieri a seconda della situazione, sempre partendo dal fatto che ti accerti che lui si alzi e si rimetta a correre, insomma, ecco, questa è la cosa più importante. Assolutamente, ti ringrazio molto, grazie e alla prossima. Va bene, grazie a te, ciao a tutti, ciao.